Ciao bambini, ciao ragazzi. Vi voglio leggere una frase della liturgia di domenica 17 maggio. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. Ma cosa significa adorare il Signore? Vi rispondo con una frase che ci ha detto Papa Francesco. Significa imparare a stare con Lui, a fermarci a dialogare con Lui, sentendo che la sua presenza è la più vera, la più buona, la più importante di tutte. Ognuno di noi, nella propria vita, in modo consapevole, forse a volte anche senza rendersene conto, ha un ben preciso ordine delle cose ritenute più o meno importanti. Adorare il Signore vuol dire dare a Lui il posto che deve avere. Adorare il Signore vuol dire affermare, credere, non però semplicemente a parole, che Lui solo guida veramente la nostra vita. Quest'adorare è come un po' quella funzione di informatica che si chiama seleziona, che troviamo ad esempio nel programma Word. Seleziona ci permette di scegliere una frase, delle parole, e poi andarcele a copiare e incollare dove vogliamo. Selezione significa apposto, scegliere. Un altro programma che c'è la funzione seleziona è Paint. Andiamo con Paint 3D. Seleziona, la trovate? È una delle prime funzioni che sta sul programma. Ed è scegliere di amare Gesù, di coltivare un rapporto intimo con Lui, è una cosa a cui siamo chiamati ogni giorno. Ma dobbiamo noi scegliere di stare con Gesù, di adorare Gesù con tutto il nostro cuore. Facendo la funzione di selezione, vi faccio vedere che succede. Prendiamo solo Gesù e questo bambino. Vedi? Vedete? Lo porto dove voglio. Se io sto con Gesù, me lo porto a casa, a scuola, con gli amici. Dobbiamo imparare ad adorare Gesù in ogni istante della nostra vita, quando sono le cose belle e anche quando sono le cose meno belle. Però Gesù è sempre con noi. Allora impariamo a rivolgerci costantemente a Lui, a selezionarlo, a sceglierlo nella nostra vita. Ciao a tutti!